Il fumo di tabacco da tempo non è più soltanto un argomento di esclusiva competenza sanitaria. Sono troppi gli interessi palesi occulti che ruotano intorno a questa abitudine, che prima dà dipendenza e poi mina la salute in maniera silenziosa. Un'abitudine al centro di colossali affari economico-finanziari, con una produzione e commercializzazione dei prodotti supportate da tecniche di marketing sofisticate. Una frenetica attività che, come quella dei pusher, vede le multinazionali del tabacco spostare in continuazione il baricentro delle sue attività, alla ricerca di sempre più vittime e sempre meno controlli. Adesso che il sogno, sotto forma di un fil di fumo, incanta sempre meno l'Occidente, il baricentro degli affari si è spostato nei paesi del terzo mondo. Da noi, gli ultimi sussulti di quell'antico abbraccio mortale si manifestano con la manipolazione delle osservazioni scientifiche degli studi correlati al problema. Tuttavia, al di là dei travagli individuali per smettere di fumare, della scaramantica consapevolezza delle statistiche sugli effetti rovinosi del tabagismo, 90.000 morti all'anno nel nostro paese, e del successo di una legge che proibisce di fumare nei luoghi pubblici, l'opinione pubblica italiana ha preso coscienza in misura ancora limitata della complessità del problema e delle contraddizioni che lo caratterizzano. La prima è quella di uno Stato che incamera imposte sul tabacco, ma non investe adeguatamente in medicina preventiva. Ed è anche contraddittorio una società che presenta ancora ai giovani modelli culturali basati sull'immagine della persona di successo che fuma. Il fumo negli occhi, pressione sociale o libera scelta? Questo è il titolo della manifestazione che la Regione Piemonte ha organizzato per il 31 maggio 2007, giornata mondiale contro il tabacco. Due ricercatori sul fronte internazionale hanno documentato i comportamenti delle multinazionali del tabacco nei loro rapporti con il mondo della ricerca e con il pubblico. Sono stati premiati i migliori video prodotti dagli studenti delle scuole medie inferiori e superiori piemontesi sulla loro esperienza di pressioni subite per intraprendere le abitudini e sono anche state annunciate le future strategie regionali di intervento. Una tavola rotonda ha dato voce alle forze culturali e sociali sul ruolo che esse possono avere nelle politiche riguardanti il fumo, perché soltanto l'interazione e la cooperazione tra le diverse componenti della società può contribuire ad un approccio efficace. Tra queste voci non poteva mancare quella dell'Ordine dei Medici, che nella persona del suo segretario Mario Nairotti ha saputo anche far parlare i medici di famiglia, riferimento primario anche per una qualunque azione nell'ambito della prevenzione, come in quella dell'educazione sanitaria. E adesso un'intervista con la professoressa Liza Biro della University of California di San Francisco, dove insegna igiene e farmacologia. La docente americana questa mattina ha relazionato su un argomento molto provocatorio che aveva questo titolo: ma l'industria del tabacco influenza le politiche sanitarie? Siamo con il professor Benedetto Terracini, noto epidemiologo nell'ambito oncologico, e che la professoressa Liza Biro dell'Università della California, che è una docente di igiene e di farmacologia all'Università della California di San Francisco. L'industria del tabacco continua ad essere, come da 20 anni a questa parte, il demonio per tutti i servizi pubblici nazionali? Direi allo stato attuale è il nemico numero uno, perché sappiamo di più a proposito del modo in cui lavorano. Quali altri nemici pubblici ci sono per i servizi pubblici oltre ai produttori di tabacco? Penso che i maggiori nemici della salute siano l'industria chimica e l'inquinamento ambientale, ma l'industria del tabacco è sicuramente il nemico più rilevante, considerato il gran numero di individui che ha coinvolto. Questo è il motivo per cui è il problema numero uno della tutela sanitaria pubblica. La sua relazione era praticamente una domanda, ma l'industria del tabacco influenza le politiche sanitarie? Come ha risposto la professoressa a questa domanda? L'industria del tabacco influenza in modo molto forte la politica sanitaria. Lo strumento che viene utilizzato è la produzione di una ricerca che contrasta i risultati che abbiamo, che sono in grado di dimostrare gli effetti dannosi del tabacco. Sono anche molto abili a sottoporre questi risultati a coloro che attuano piani politici ed economici e a fare una forte pressione su di essi. Il Lancet sostiene che questo sia uno dei problemi della ricerca medico-scientifica a livello mondiale. Il problema dell'influenza dell'industria sulla pubblicazione scientifica di ricerca è molto diffuso. Sappiamo di più a proposito di come agisce l'industria del tabacco, perché detta industria è stata obbligata negli Stati Uniti a rendere pubblici i propri documenti interni. Sono meno conosciuti i documenti interni relativi a industrie che trattano amianto, cloruro di vinile o prodotti farmaceutici che peraltro usano strategie simili.
Io sono pienamente, pienamente d'accordo, e il fatto è che sul tabacco proprio quantitativamente ci sono molti più documenti che non su altre cose, anche se per esempio sul clorur di vinile e sul modo come le industrie chimiche internazionali negli anni 70 hanno celato i risultati sulla nocività del clorur di vinile è vistoso. Però io volevo aggiungere un'altra cosa, che negli Stati Uniti la tradizione è quella di preservare la documentazione. E questo consente sia nel caso del tabacco sia nel caso del clorur di vinile, che è l'esempio che avevo fatto, 20 o 30 anni dopo, di fare delle ricerche storiche e di andare a analizzare proprio in modo scientifico che cosa è stata la storia. In Italia credo la mia impressione è che l'abitudine di preservare documenti sia molto meno diffusa, cosa che pone poi gli storici della scienza in una situazione difficile. La California a livello mondiale è capofila della lotta al tabagismo, al fumo di tabacco. Di così importante per indurre molti suoi cittadini a smettere di fumare o non iniziare addirittura. E soprattutto, non le sembra arrivato il momento di considerare il tabagismo una tossicodipendenza come tutte le altre? A proposito della prima domanda, la California è stata ed è capofila nella lotta contro l'uso del tabacco negli Stati Uniti per due motivi. Il primo, perché ha promosso la produzione di leggi specifiche che hanno limitato il fumo nei luoghi di lavoro e in generale in tutti i luoghi pubblici. Il secondo, perché ha attuato una forte campagna mediatica sulla prevenzione nell'uso del tabacco. Addiction or not? Oh, yes, okay. Is tobacco Il tabacco è una dipendenza da una sostanza o no? Sì, assolutamente sì. Ci sono molte evidenze farmacologiche che dimostrano la dipendenza con tutte le tipiche caratteristiche. E quindi spendere tanti soldi in manifesti serve poco, credo che servano più altre cose. Non so come sia in Italia l'organizzazione, ma negli Stati Uniti ci sono strutture dedicate esclusivamente al recupero della dipendenza da tabacco ed altre strutture dedicate al recupero delle dipendenze, sia da tabacco sia di altre sostanze. Esse sono ugualmente efficaci e seguono programmi simili. Servono le leggi per proibire di fumare, ma serve anche trovare un aiuto veramente efficace per chi vuole smettere di fumare e riesca a farlo. Secondo molte evidenze, il modo più efficace per combattere il tabacco è sicuramente quello di impedire il fumo nei luoghi chiusi, cosa che aiuta i fumatori a smettere di fumare e limita il fumo passivo. Ma è comunque anche molto importante il compito svolto dalle strutture dedicate al recupero delle dipendenze, specialmente quelle espressamente dedicate alla lotta contro l'uso del tabacco. Buongiorno a tutti e ringrazio per avermi invitato stasera e diciamo che Terrazini mi ha fatto un po' pervenire filone delle domande, le curiosità che potevano essere legate all'attività dei medici di famiglia, che dovrebbero essere un punto di riferimento abbastanza importante nella applicazione delle linee guida. E poi leggendo le linee guida avete visto che prevede un intervento della medicina generale, si auspica un tipo di organizzazione della medicina generale che è esperienza di tutti voi che valutate i vostri medici di famiglia, li conoscete, che non è così corrente. In effetti questo tipo di organizzazione viene discussa in questo periodo in regione su un tavolo. Sapete che la regione coinvolge molto i medici di famiglia e non solo i medici di famiglia nel tentativo di migliorare il sistema dell'assistenza primaria. Quindi l'universo della medicina di base è molto molto variegato.
e quali difficoltà ci possono essere nella implementazione, nella applicazione di queste linee guida. Prima di tutto un'attività della medicina generale che si svolge essenzialmente a domanda, e questo è un concetto, è un modo di operare che è ineludibile, perché la medicina di famiglia esiste in quanto risposta della prima domanda di salute della popolazione. E poi perché la medicina di famiglia è abituata a agire tradizionalmente in maniera isolata e non a lavorare in equipe e a rispondere a una notevole molteplicità di problemi. Lo stesso rapporto che tutti noi medici di famiglia mettiamo come concetto fondamentale della nostra attività, il rapporto medico-paziente, può essere una difficoltà a inserire nuove procedure e nuove indagini in un contesto di una domanda di salute precisa la cui introduzione di procedure nuove allontana o comunque differisce la risposta, il paziente può essere anche sconcertato da questo. Quindi occorre valutare una riorganizzazione della medicina di famiglia in maniera globale, e bisogna essere molto attenti a tutti i livelli. Devo dire che affermazioni considerate del potere politico possono danneggiare molto questo tipo di riorganizzazione. Prendiamo le ultime affermazioni del nostro ministro della sanità Livia Turco, che per rispondere a una necessità di soluzione di problemi dell'urgenza emergenza non vede altra soluzione che fare in modo che la medicina di famiglia abbia un'attività di guardia e di risposta ai problemi domiciliari 24 ore su 24, il che comporta che poi organizzare una attività diventa complesso. Dobbiamo cominciare davvero? Non ci sono speranze? Direi di no. Essenzialmente la medicina generale in questi ultimi anni ha sviluppato attività in rete, in associazione e in medicina di gruppo che possono cominciare a dare risposte organizzate a attività di variazione degli stili di vita, di conseguenza anche per quello di cui stiamo parlando oggi, in modo adeguato. Occorre però immaginare una rifondazione globale dell'assistenza delle cure primarie. Per poter introdurre i concetti di medicina di iniziativa, medicina di opportunità, meglio opportunità di iniziativa, che sono poi il fondamento per poter gestire una problematica che riguarda una così vasta fetta della popolazione. E per poter meglio organizzare questo tipo di attività, il medico deve imparare a lavorare in equipe e deve imparare a usare figure professionali come il collaboratore di studio o l'infermiera professionale che possono indubbiamente aiutarlo in questo lavoro. Perché alle infermiere professionali si possono affidare compiti di registrazione dati di massa, di aggiornamento di dati di massa, perché poi questo è un problema, soprattutto per il fumo, è un problema decisamente grosso, e di screening dei pazienti che poi necessitano di un intervento sia a livello della medicina di famiglia che a livello poi per l'avvio al secondo livello. Questo discorso di attività e di applicazione delle linee di guida per la disossefazione al fumo è bene che si inserisca in un contesto di prevenzione primaria, e di questo si sta discutendo anche in regione, di prevenzione delle malattie coinvolte nel rischio cardiovascolare, delle broncopneumopatie croniche e dei tumori.
capite che è un'organizzazione globale che preveda l'applicazione di queste linee guida come di interventi su queste malattie a grosso impatto sociale, non può che avvantaggiare tutto il sistema. E allora verso che cosa bisognerà andare? Bisognerà andare, ed è un tentativo di organizzazione che si sta facendo in regione, verso un sistema di cure primarie, un sistema salute che comprenda delle strutture della medicina di famiglia decisamente più organizzate e in situazioni diverse nel nostro territorio regionale saranno le case della salute, in altre situazioni saranno i gruppi di cure primarie, in altre ancora potranno essere l'aggregazione di gruppi di medici già preformati, le unità di medicina generale. In questo modo si ha veramente la possibilità di lavorare in maniera programmata. La stessa organizzazione, per riprendere un attimo il discorso che è stato appena concluso sui luoghi di lavoro, può permettere di entrare da parte della medicina di famiglia nelle problematiche del lavoro dei propri pazienti e di impostare sia una nuova tipo di indagine all'interno del mondo del lavoro, sia una collaborazione con la medicina del lavoro qualora sia necessario. La rivoluzione che è legata a un'applicazione di linee guida regionali implica una rivoluzione culturale, non è solo un problema scientifico, un problema tecnico, è un problema di posizione mentale, certamente dei medici, ma assolutamente della popolazione. Una popolazione che non comprenda, che è legata a una figura tradizionale di sanità e di intervento che non si occupa globalmente della salute, che non comprenda che il proprio medico applica determinate procedure, può far fallire tutto un sistema. E qui interviene, mi piace, spero che sia arrivato il collega giornalista, interviene la problematica della diffusione di una cultura attraverso i media. E quindi i giornalisti, e io posso dirlo perché sono giornalista, devono riappropriarsi della funzione sociale di fare il giornalista, che è molto lontana dal creare notizia, che è la prassi di adesso, che non dà notizie ma tenta di forzare. Quindi la funzione sociale dell'informazione e dei media in un progetto di questo genere diventa importante.